La Corte i confini dell'esonero. La sentenza 156, caro avvocato, del 21 maggio 2001 della Corte Costituzionale ha fatto, come dire, il cerchio del... Ma oltre a questo, visto che siamo, ma tanto il Presidente Rossi se ne frega delle categorie, i contribuenti minimi sono quelli, quei liberi professionisti che operano senza strutture, l'assessore Rossi, il Presidente Rossi, opera soldi pubblici, e hanno ragione questi a venire a fare l'invasione di questo Consiglio che sta deliberando piccoli artigiani. Quando parliamo di sentenze, non sono valide solo quelle di Berlusconi, cara sinistra parolaia, che siete tutti andare al bar a bere in questo momento, a parte due persone. Questa è la realtà dei fatti. Quando ci sono delle sentenze, andate a pagina 39 del massimario 2013 delle commissioni tributarie del Trentino Alto Adige, a pagina 39, elenca tre sentenze, esonero da tutti questi liberi professionisti che operano, come ripeto e come dice la legge. Invadere quest'aula non è un reato, questa è un'aula che va... Non riusciamo a definire quali sono i reali problemi che avvolgono, che la nostra società sta vivendo. Qua stiamo lavorando per... Presidente, prendendoci per le palle, e non è degno fare un dibattito di questo genere. Non c'è la televisione, perciò sto parlando col cuore, perché veramente è indegno che almeno non ci diano giustificazione su questo indegno. Quando si parla di IRAP e introdurre la parola nel caso di possibile laddove il governo Renzi dovesse intervenire sulle nostre competenze, e qui ce se ne sbatte letteralmente, e non vi dico che cosa. È indegno che si ragioni su questi temi quando in campagna elettorale, lo ripeto e non mi ha smentito perché l'ha capito, poiché non stavo parlando di IVA ma di IRAP, qualcuno ha promesso un'azione totale, non selettiva, perché per le selettive. Oltre a questo, coloro che hanno goduto dei leaseback, che scaricano dalle esenti, voglio dire, dal pagamento di questo, è indegno. Questo è il piacere degli amici a degli amici, delle fonti elettorali, delle lobby elettorali, di chi finanzia questa sinistra parolaia, che i trentini che sono in difficoltà nella realtà stanno soffrendo. Allora io invito i liberi professionisti, i contribuenti minimali a invadere quest'aula, a dire la loro, perché tanto non è più un reato. Veramente, come lei faceva una volta, caro Presidente, e venire in mutande, perché qua non serve discutere. A palla, maggioranza, minoranza, ci sono 22 a 12, tutte le votazioni sono state queste, il collega Bezzi voleva abbandonare ed ha ragione, perché questo è uno schifo, non è un confronto, questo è uno schifo letterale, e mi vergogno di essere in quest'Aula. Invito il consigliere Civettini a bere un po'... Invito il perché il suo cuore ha bisogno anche di rilassarsi dopo un